Ciao a tutti guerrieri, guerrieri 6, Lauri, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo video di giovedì 21 giugno 2018. Però in realtà sarà messo il giorno successivo, venerdì 22 giugno 2018, perché sto mettendo i video dei giorni prima nei giorni dopo. Però lasciamo perdere. Questo video non è a tema Sailor, quindi non si parla di Sailor Moon o di anime giapponese, ma bensì di Disney, Walt Disney, di fiabe. Le fiabe in versione Disney, aglio. È il primo video che faccio dopo l'intervento, poi domenica vedrete. Io pensavo che il dente di sopra è quello da togliere, invece quello era quello di giù, cioè praticamente quello in fondo al là, cioè proprio in fondo alla fila, in basso. Mi hanno messo anche i punti, che dovrebbero togliersi da soli entro una settimana. Non so, devo mangiare roba morbida, poi nel vlog vi aggiorno. È successo un casino, diciamo così. Parliamo della Walt Disney, che è il tema principale di questo video. Le fiabe, che oggi il personaggio di una fiaba, ma in realtà in stile Walt Disney, è quella di Aladdin. Aladdin, che era è un personaggio di una fiaba delle Mille e Una Notte, che sono delle fiabe nel mondo arabo. Ora non sono nel Medioevo, siamo lì nel Medioevo, sono nate queste fiabe. La versione Disney, oggi parleremo. Aladdin io l'ho visto sempre come qualcosa, perché penso se io parlo mi aiuta un po' a qui che c'ho i punti. Il fatto che Aladdin per me è sempre stato un personaggio da idolo, ovviamente quelli riferiti alla Walt Disney. Io vedo quel mondo arabo, diciamo così, con quei tappeti volanti come gli oggetti, come una cosa dove l'uomo convive con la magia. Aladdin poi c'ha questo genio, questa lampada che esce, il genio della lampada, che è molto simpatico, diciamo così, mi è sempre piaciuto. Jafar penso sia l'antagonista, non mi è mai piaciuto, che voleva la lampada. Ora non so se anche nella vera fiaba è così, però in quella della Walt Disney penso che è così. L'amore che ha per la principessa Jasmine è una principessa, è quello. Però il fatto che Aladdin alla fine diventa principe, sono usciti 3 episodi della versione Disney. Io ho a Napoli la videocassetta del terzo e ultimo film, mi sembra i 40 ladroni, mi sembra Alibaba e 40 ladroni. Aladdin che ha dovuto affrontare. Però in genere Aladdin è uno dei miei personaggi preferiti a Walt Disney maschili, insieme a Topolino, Mickey Mouse, Goffy, Pippo, Donald Duck, Paperino, Zio Paperone, Quiquoquo, Archimede Pitagorico, il pilota dell'aereo di Paperone, che non mi ricordo come si chiama. I più antipatici sono stati la banda Bassotti, però quello è un altro discorso. Un amore vero, sì, tra lui e la principessa Jasmine, quello è sì, è vero.
Però io penso che Aladdin, la storia, la fiaba di Aladdin è stata un po' trasformata nella versione Disney, ovviamente, perché la Disney non segue le vere fiabe. Quindi nell'originale, le fiabe originali, come la Sirenetta nella versione danese, eccetera, eccetera, finiscono in altro modo. La Walt Disney, stranamente, perché è rivolta anche a un pubblico di bambini, fa uscire sempre il lieto fine. Aladdin non mi è piaciuto quando ero adolescente, cioè negli anni 90. Non mi è piaciuto. Poi a metà degli anni 90, penso nel 98, 97, 99, fine anni 90, diciamo così, 2000, l'ho riscoperto, diciamo così, l'ho riscoperto in maniera positiva, che non mi aspettavo. Penso che di aver detto tutto su Aladdin. Comunque questi sono i miei preferiti. Io parlavo del personaggio Aladino, nelle altre fiabe lo viene chiamato. Allora, a parte questo, perché io devo registrarti due video, tra cui il vlog, quello che vedrete. Io mi fermo qui con la Walt Disney, che probabilmente ritornerà. Penso la settimana prossima c'è un'altra pausa per l'università, per l'esame, e quindi eccetera eccetera. Da Facebook a Telegram, i miei social network, i link dei ragazzi del Sailor Team, da Framurumate Channel a Chiaraccio, Sailor Moon Fantasy da Amazon, il mio secondo canale Random Tuber Boys, gestito insieme a Framurumate Channel e Luca Metabrix. Noi ci vediamo domani, che in realtà è venerdì, ma voi lo vedrete questo, quindi probabilmente si salterà di un giorno, anzi se praticamente questo giorno sarà, il venerdì sarà coperto da questo video. Ci vedremo direttamente da Anime Manga il sabato, dove parleremo ancora di questo qui, dell'ottavo volume di Sailor Moon. Ho provato Chiaraccio e come vedi è rimasto così. Ora poi vedrò di mettere qualunque cosa. Ciao ciao!